Ciao a tutti, volevo farvi una rapida review sui vari tipi di righelli che si possono trovare in commercio, introducendo poi l'eterno quesito su pollici o centimetri. Su questo si potrebbe parlare molto a lungo, la questione di base però è: usare i centimetri è indubbiamente più vicino alla nostra mentalità e più facile come calcoli. Non ci sono però molti modelli che utilizzano i centimetri né in vendita né disponibili in internet. Ne esistono invece un'infinità di modelli gratuiti in internet, appunto, che utilizzano sempre i pollici. Il calcolo poi del margine del piedino è molto più semplice con un quarto di pollice rispetto a 0,6 centimetri, che è più o meno quello in cui lo si traduce. Quindi personalmente, nonostante non ami assolutamente i pollici, perché trovo che sia una divisione molto assurda, quella poi in quarti, in ottavi, eccetera, consiglio però purtroppo di passare ai pollici quanto prima per sfruttare tutto quello che c'è in internet e per evitare tutti quelli che sono i problemi appunto di conversione. Bene, quindi, arrivati al punto che secondo me è conveniente avere righelli in pollici in modo da partire con questa misura e restare fin dall'inizio, e non si trovano facilmente in Italia si trovano di più quelli in centimetri, e quindi consiglio sia per questo e anche per l'infinitamente prezzo più basso prezzo per cui li si possono comprare oltreoceano di ordinarli assolutamente. Io li ho ordinati le ultime volte da Hankook e mi sono trovata molto bene, nonostante abbia avuto delle spese di dogana. Comunque il prezzo alla fine del righello, eccolo qua, di questo righello qui che è 6x6 è stato sotto i 5 euro, e questo parlo compresa la dogana. Nel nostro caso di questa spedizione non c'era le spese di spedizione, in quanto avevamo usufruito di un'offerta che comunque capita abbastanza spesso, una volta ogni 1 o 2 mesi, per cui le spese di spedizione vengono annullate o c'è uno sconto e via dicendo che va a pareggiarle. E comunque, considerando anche le spese di spedizione, basta mettere insieme qualche persona che si può trovare facilmente con cui fare un ordine e si resterebbe comunque sotto i 6-7 euro, che è infinitamente più basso di quello che si trova qua in Italia. Qui, per dirvi, qua c'è ancora un vecchissimo prezzo attaccato di 11,12 euro, e stiamo parlando sicuramente di 4-5 anni fa, o meglio sicuramente quando è iniziato gli euro, non prima, però un bel po' di tempo fa. Quindi le due marche grosse di righelli, o meglio la più conosciuta in assoluto, è la Omnigrid. La Omnigrid fa righelli di tutte quante le varie misure. Qui per esempio ne ho 3 personalmente, anzi un po' più di 3 perché risultano essere la passione mia e di mia mamma, righelli. Comunque una misura ottimale e molto molto utile, che secondo me è l'indispensabile se dovete comprarne solo uno, è 6x12 pollici parliamo. Gli Omnigrid hanno una quadrettatura che divide in mezzi pollici, quarti di pollici e anche in ottavi. Nel caso di quelli più piccoli c'è anche una griglia, mettiamolo in modo più contrastato qui, c'è anche una griglia che aiuta appunto a prendere le misure quando si resta appunto dall'ottavo di pollice. Il righello piccolo da 6x6 o 6,5x6,5 è molto comodo, però è assolutamente indispensabile, soprattutto quello da 6x12, se devo dare un consiglio. La Omnigrid ha poi fatto una nuova linea che si chiamano Omnigrip. Qui ne abbiamo uno grande, potendo scegliere, ovviamente è bello averne anche di dimensioni maggiori, ma non si può avere tutto nella vita, soprattutto poi per spedire questi 6x12 le spese di spedizione sono molto contenute. Questi grandi purtroppo risultano molto ingombranti i pacchi, in questo caso la dogana è garantita e le spese di spedizione si alzano un poco. Quindi dicevo, il righello Omnigrip, vedendolo a fianco a un Omnigrid, qui si vede abbastanza bene, ha i colori sono molto più accesi. Questo è l'Omnigrip, diciamo che il nome Omnigrip rispetto a Omnigrid. I colori sono giallo fluo rispetto a un giallo normale, e sulla parte inferiore ha una specie di sostanza di trattamento che lo rende un pochettino meno scivoloso. Personalmente non lo trovo di grande miglioramento rispetto all'Omnigrid.
Questo perché questa patina giallastra, che dovrebbe renderlo meno scivoloso, tende a consumarsi molto facilmente. Qui vedete per esempio che se n'è già andata allegramente in questi angoli. Anche qui si vede che se ne sta allegramente andando e non dà un particolare effetto di tenuta sulla stoffa. Il concetto ovviamente è che soprattutto con righelli grandi la stoffa può tendere a muoversi, quindi un qualche cosa che li renda un po' meno scivolosi può essere utile. E per ovviare a questo problema però esiste una plastica Invisigrip, anche questa facilmente ordinabile per pochissimi euro, adesso non ricordo la cifra ma posso anche segnarla dopo a fianco. E questa plastica pellicola adesiva, eccola qua, è una pellicola trasparente che si applica sul retro del righello lasciando fuori però il margine esterno, anche perché sennò si andrebbe a sbatterci contro, si andrebbe a tagliarlo facilmente. Non credo che si riesca a rendere bene e farla vedere con la videocamera. Qui forse si vede la riga lievemente bianca della plastica, comunque una plastica completamente trasparente che si applica sul retro del righello e che aiuta a mantenerlo più aderente alla stoffa. L'ultimo tipo di righello invece che ho provato ultimamente, in cui mi sono trovata molto bene, è quello della Olfa. La Olfa, che solitamente è conosciuta per i Rotary Cutter, che abbiamo visto anche la volta scorsa, adesso fa una linea di righelli. Questi righelli sono con una finitura opaca, che non so come fare a rendervi, comunque hanno una finitura opaca, sono molto contrastati comunque sia sulle stoffe chiare che sulle stoffe scure, vedete? La finitura opaca si vede rispetto all'Omnigrid che è completamente trasparente, questo è un po' opaco, però si vedono con molta chiarezza sia le stoffe chiare che le stoffe scure in trasparenza. La quadrettatura è fatta con una linea tratteggiata sul mezzo pollice che si segue molto più facilmente di quanto si seguono queste righette gialle spezzate dell'Omnigrid. E la finitura opaca sul retro, che qui si vede un po' meglio, li chiamano frosted infatti, aiuta a tenere la stoffa molto aderente e fa lo stesso effetto di un Omnigrid con l'Invisigrip di cui stavo dicendo prima.